a tutti, ben ritrovati e benvenuti sul mio canale. Sono Angela, una pasticciona in cucina e oggi facciamo il minestrone di verdure. Buona visione! Quando preparo il minestrone, per prima cosa io vado a, diciamo, a lavorare delle foglie di basilico con dell'olio. Olio Evo naturalmente. Non è un proprio pesto, diciamo, è solo basilico ed olio. Quello che dobbiamo ottenere, io adesso lo metto da parte. Ok, mi sono spostata sul cuqueo. Come potete vedere, all'interno della pentola ho messo 4 cubetti di preparato che ho fatto io, il soffritto. Non ho fatto altro che tritare carota, sedano e cipolla. L'ho messa dentro io quei contenitori dove di solito si fa il ghiaccio ed ecco qui il risultato. Ora vado ad aggiungere dell'olio Evo, sempre 3 cucchiai. Ora andate su manuale, cottura normale, temperatura elevata e facciamo rosolare il soffritto. Verso all'interno della pentola tutto il minestrone, questo è il minestrone fresco. Vado a versare anche un po' di acqua. Aggiungo anche un po' di piselli. Della zucca. Piselli e zucca erano surgelati che io l'avevo preparati in anticipo quest'estate. Aggiungo anche delle patate. Sono 2 patate. Qualche pomodorino tagliato. Nel mio caso sono dei datterini. Aggiungo un altro pochino di acqua. Diciamo, sono arrivata a filo del minestrone, il mio era mezzo chilo di minestrone. Verso il basilico che ho tritato prima. Aggiungo il sale. Un po' di pepe nero e la scorza del parmigiano che ho grattato con un coltello. Ok, ci siamo e possiamo passare alla cottura. Quindi arrestiamo questa cottura, passiamo cottura a pressione, tempo, tanto faccio 13 minuti, così sono sicura, 10 potevano anche bastare.
Ci vediamo dopo. Cottura terminata. Arrestiamo il cuqueo ed andiamo ad aprire. Ora vado ad impiattare. Ecco il risultato finale. Se vi sono stata utile, il video vi è piaciuto, lasciatemi un like, commentate, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Se invece preferite ricevere le notifiche, cliccate sulla campanellina rossa. Vi ricordo che nell'info box trovate gli ingredienti. E a me adesso non rimane che augurare un buon appetito a tutti voi. Un bacione, un abbraccio a tutti, ciao ciao e alla prossima ricetta.